Virtusini siamo noi, l'angolo del vecchio stile. Buonasera, buon pomeriggio amici di Radio Basket Italia, Virtusini siamo noi, io sottoscritto Federico Fioravanti a Voce Fuori Campo, poi abbiamo di nuovo, ma guarda che bello che è ritrovarla anche questo lunedì, il dottor Gianluca Bovinelli. Grazie per il dottore, e poi non è bello per la temperatura che c'è già. Immagino, e poi un grande dottor Zanetti Daniele. Grande, vero? Grande, ecco. Grande c'è, dottore. C'è anche il parapendio con lui, con le ossa dietro. Di là, è andato a comprare la droga. Ci siamo, il cielo è splendente sopra Bologna, la Virtus è rinata? No, secondo me non è mai cambiato nulla, è che ieri sono funzionate più cose. Hanno giocato a base. Cioè, ecco, partendo da... Cos'è cambiato in 48 ore neanche? Beh, in 46 ore, oltre che l'avversario ovviamente, però... Beh, diciamo che la partita di Eurolega non dava, al di là di quello che possono pensare, la rivalità dei tifosi, io l'ho anche scritto, non è che desse... Con le due pipì fatte fuori dal vasino con Pesaro e Pistoia, diciamo che la preoccupazione mentale... per molti ragazzi era per il campionato. In più quella partita lì tu parti in una certa maniera, Milano trova secondo me delle buone percentuali, delle fischiate che sono un po' così, dopo è stato veramente garbage time, terzo, quarto, quarto, cioè Zana tu che eri là secondo me, si vedeva proprio che... Diciamo, sono stati degli errori anche nei primi due quarti. Sì, sì, sì. Sì. Hanno tirato sulle mani da manubrio un po' presto, secondo me, però sì, non... L'approccio alla partita diciamo che non è stato dei migliori e soprattutto ci sono stati due o tre errori importanti, falli anche fischiati all'inizio, cioè sì. C'erano i falli, attenzione. Non è che... No, ma magari c'erano i falli per quel metro lì, però non era uguale dall'altra parte, cioè secondo me ce n'erano anche per Milano ma non venivano fischiati, cioè c'era un metro un po' differente nelle due aree, secondo me quello non che i falli non ci fossero, i falli c'erano, però secondo me ce n'era anche dall'altra parte. Io la vedo in un'altra maniera, nel senso che un conto è il fallo dato da poca aggressività e il colpo che viene dato dopo, sì. E allora è fallo palese, mani addosso, corpo addosso tutto il tempo, tocco della mano non viene fischiato. Cioè, nel senso, era l'intensità della difesa che era differente, secondo me. Non sono tanti. Può esserci. Vedere la partita in una maniera differente. Cioè, nel senso, tu non sei aggressivo e poi a un certo punto vai a cacciare la palla con la mano, prendi il braccio e fallo. Se tu sei aggressivo e stai attaccato al corpo del tuo avversario, so che dal regolamento non è così, però viene fischiato in maniera differente perché. Sì, no, però ti dà quell'impressione lì che ci sia un metro da una parte e un metro da quell'altra. Però al di là di questo, io direi che la partita sarebbe stata uguale anche con gli arbitri, non so, anche sì, secondo me anche sì. Dei robot. Secondo me sì, ripeto, poi probabilmente magari con una vittoria normale con Pistoia sarebbe stata un'amichevole per la Virtus, perché per la Virtus comunque restava comunque un'amichevole quella lì più interessante. Mentre ieri, secondo me, ci sono dei dati di fatto. La prima, un ritorno di lucidità in tante situazioni da parte di Banchi, un ritorno di utilizzo di quella benedetta panchina, delle benedette risorse che ha prodotto, come tu mi hai ben fatto notare ieri, 51 punti. Quindi, sempre quando la usa, l'altra volta erano 41, stavolta sono 51. E poi ti dirò neanche fino a fondo, perché ti dico questa, che se non si taglia le fasciature Beninelli all'inizio del quarto quarto, per dire, speriamo che così non entro più, siete proprio tagliate, si è fatto dare la forbice dal massaggiatore, si è tagliato le fasciature, io avrei sfruttato anche un po' di più Dobrić anche ieri nel minutaggio, nel totale, nel generale. Però devo dire... Io anche l'OMA, se per quello. Allora, su quella cosa lì... mi hanno detto che l'allenatore ha pensato
al di là del fatto di quello che noi possiamo pensare, abbiamo detto mille volte di Michi, della possibilità che Dunston, con la fisicità degli altri lunghi, potesse commettere subito due falli e potesse succedere un qualcosa come era successo con Milano. Dunston due falli, Zizic due falli, e ti senti un attimo in braghi di tela, nel senso la fisicità che poteva avere sotto. Questo non è successo e difatti poi il piano partita è stato quello che Michi non si è alzato. Era ora. Sì, sarà un dato di fatto, sarà però che... nelle due partite in cui ha fatto NE, che è stato il migliore quando fa NE, negli ultimi due mesi gli altri hanno reso in una certa maniera. Infatti spero che lo step successivo sia seduto, ma in laterale, cioè non in orizzontale sul campo, ma in laterale, sul fondo linea. Ok. Bello seduto lì, bello comodo. E devo dire che la Virtus ha attaccato come ha fatto Milano con la Virtus, cioè attaccando l'azione subito all'inizio, perché loro hanno un problema di playmaking, è evidente in questo momento, sia con Spissu che con l'altro, e secondo me mettere, adattare sia Paio insieme a Daniel, e poi va detto che comunque utilizzare, oggi pare una genialata, però utilizzarlo un po' di più Bruno Mascolo ha risposto presente, però ieri ha fatto una signora partita. Non guardare la linea di tiri liberi, ieri ha fatto una signora partita, lo so, questo che tutti piace o non ti piace, però è un fatto che ieri ha fatto una signora partita. Ha preso nel momento in cui la Virtus era sopra, è andata a dare ossigeno a dei giocatori, si è preso delle decisioni importanti con degli uno contro uno anche allo scadere, e ieri ha fatto un'ottima partita ed è sempre stato lì. Cioè, secondo me, utilizzato 5, 6, 7 minuti nel campionato italiano per far rifiatare a turno stessi Paiola o altri che portano sulla palla, secondo me ci avrebbe fatto comodo. E secondo me che abbia risposto positivo oggi in una partita come quella, non è che dici lo metto dentro perché giochiamo con Cremona, giochiamo con Pesaro, giochiamo con questi. Secondo me è una buona cosa. Poi che sia un fulmine a ciel sereno, lo vedremo nelle prossime, nelle BA. Però tu ti saresti aspettato che avesse fatto bene con Venezia? No, io non mi aspettavo nemmeno giocasse. Ecco, no, però è giusto. Ha fatto bene ieri? A parte la linea della carità? La linea della carità a 0 su 6. 0 su 2 ieri e 0 su 4 la partita prima. No, ne ha fatto uno ieri dai liberi. Allora è... uno su tre. Poi ho chiesto, ho detto, ma è in un momento così al 50%, invece mi hanno detto che in carriera al 66.3, che è poco per un playmaker, per un playmaker, per un piccolo è veramente poco. Però cioè, è il giocatore che devi mettere su 4-5 minuti. Ma il coglionazzo è presente in trasmissione? O guarda. Guarda cosa sta facendo. Ah, sono io il coglionazzo? Ma io... siamo in tre. Io come sempre mi sto facendo fare la vostra chiosa iniziale. Io perché devo venire a intromettermi intromettermi. Abbiamo i messaggi. Qualcuno ci manda un TikTok che stavo provando ad aprirlo, non si apre. Un TikTok? Sì, adesso ci mandano anche i TikTok. Vai. E una volta c'era Vanni Zanier che ci mandava i link di OnlyFans, invece adesso ci manda solo dei TikTok. Ecco, nella chiusa iniziale volevo salutare Mifiundo. Lo ricordo, lo volevo salutare Mifiundo, perché come MVP che vi avevo detto, scudetto già chiuso. Hai visto che ci hanno taggato in una storia a me e a te? Non lo so. Beh, d'altronde questa trasmissione io su Wish quando ti arriva a casa. Vabbè, mi fiondo ragazzi. Ieri comunque qualche segnale di rabbia e di grande cazzata, perché poteva fargli veramente male a Scenghiglia. In quel momento lì poteva cioè così almeno lo capiscono chi ci scriveva, perché ricordiamo è successo a fine dicembre, no? Abbiamo preso Zizic, abbiamo preso Mifiundo, Bidone, che quando gioca fa 16, cioè tutte le volte che gioca fa 16. Partita totale ieri, lo voglio ricordare ai radioascoltatori, in generale sono in radio, se ne parlava cioè per una volta abbiamo fatto una
un due mesi, perché comunque sì, gennaio e febbraio, dove a credere su, su Zizi c'eravamo solo io e Zanetti. Ah, perché io no? No, nel senso, anche... no, io no. Hai detto che è un bidone. Io? Dai, sì. Io? Allora, andate su Spotify e sentite. Sì, certo, sentite, certo, certo, proprio. Bidone, Checco che stava migliorando, peccato che si è rotto. Beh, no, no. Se sta intero Checco che non arriva Zizi, cioè, così facevamo prima che c'è la differenza. E non sai come starebbe giocando in questo momento. Andiamo a giocare sotto la differenza che c'è. Avrebbe dominato su Mifiundo. Anche Checco che dominava su Mifiundo, sicuro. Ma sicuro, cioè, te lo dico. Anche se sarà in VP, anche se vincerà lo scudetto Venezia, perché forse... con Mifiundo... Sai che secondo me Venezia adesso farà la corsa per arrivare a quarta sperando che prima arrivi Brescia. Ah. Anche lì il calendario, ragazzi, è adesso conti, ragazzi, è lungo, no, ancora. Vabbè, sono quattro partite, sono quattro, non sono mica poche, Ok, ok, sono quattro partite. Gioco sperando che ma Venezia tanto deve giocare contro Brescia. Brescia deve affrontare Venezia e Milano. Sì. E la Virtus, la Virtus ha ha tutti gli scontri diretti a favore, cioè, che è un topolino, sì, mio se padre a classifica avulsa a 2, a 3, a 4 la Virtus è prima. Ragazzi, facevate i conti anche dell'Eurolega, alla fine non avete capito nulla, quindi lasciate. Cosa vuol dire? Ma come va? Dai, noi dobbiamo fare i calcoli, cioè siamo una trasmissione radiofonica. No, i calcoli fanno gli altri. No, noi dobbiamo mi dissocio completamente. Io prendo i calcoli fanno gli altri. Sì, dalla tua ironia. Non è ironia neanche sarcasmo. Sì, sì, i calcoli fanno. Bovinelli, mi venga in soccorso. Lei ha capito quello che voleva dire il dottor Zanetti. No, però voglio dire, è chiaro che la partita di ieri era fondamentale, sarà fondamentale la trasferta a Tortona e sarà fondamentale, come ha detto Daniel Hackett, non fare la pipì fuori dal vasino, che lo insegnano ai bambini, era... quando ti fa vedere il vasino la pipì va fatta lì dentro, dentro al vasetto, lui ha detto, il vasetto. Bellissimo, no, ieri, comunque, ragazzi, è una citazione tipo i fruttini di Gigi, sì, Buffon, però, quando... a parte che ha detto vasino, vasetto, comunque... vasetto. Risentiamo? No, no, risentiamo. Vuoi l'audio? Aspetta, vai, audio. Aspetta, lo mando. Vasetto, la pipì dentro al vasetto. Ma oggi, beh, bellissimo. Ma oggi abbiamo è il passaggio mezz'ora più bello in più anche. No, non mezz'ora perché dobbiamo fare la colla alle 18:15. Abbiamo appuntamenti. Ah, vabbè, stai calmo. Vabbè, non ti preoccupare. Aspetta che lo mandiamo. Non è che puoi organizzare, ecco, le cose per i casi. Esatto. No, l'ho già organizzato. A che ora? Con lui, con me. A no? Che ora? Sì, con Nicolò, anche con tutti. Con me no. Comunque, audio, vai. Ah, per noi stasera era vita o morte. Venivamo da un periodo di marzo molto difficile. E oggi non c'era altro risultato che quello di portare a casa la vittoria in un campo difficile. Sappiamo che Venezia è una delle pretendenti al titolo e abbiamo fatto un ottimo lavoro, dobbiamo continuare a macinare lavoro rimanendo umili e giocando insieme. Beh, la Coppa è un massacro, venivamo da buone partite, altre meno buone, dove non abbiamo raccolto i risultati a Kaunas o in casa contro il Pana. Abbiamo giocato una bella partita a Brescia, abbiamo fatto la pipì fuori dal vasetto in casa contro la vasetto Pana. Vasetto var vasetto vasetto. Lei aveva il vasetto o il vasino? Avete veramente un cazzo da lei aveva lì. Il vasetto o il vasino? Lui aveva un vasino alla no. Forma di Air Jordan 1. Un saluto a Gianni. Ero piccolo, no, un saluto al Gianni Vasino, perché da buon interista quando c'era l'internazionale saluti al 90° minuto da San Siro Gianni Vasino. Allora, audio di Sandro Jackson Andrea. Buonasera, saluto Steve Jobs, saluto il dottor Zanetti. Volevo dire che non è male quel nuovo allenatore che abbiamo preso lì ieri, ha fatto una bella vittoria. Avevano ragione i tifosi a volerla esonerare, perché Banchi non avrebbe mai vinta questa partita. Grazie, ossequi. Jack, poi... cioè, ho già mia moglie che mi rompe i coglioni a casa, no, di pisciare dentro, adesso è anche Hackett. Mi dissocio completamente. Comunque, Stefano Lavori, chiamare Bovinelli così con Lavori è una roba incredibile. Jack, anche te. Altro audio. Buonasera, sono Marco. Beh, vorrei spezzare una lancia a favore del buon Bruno. Io pensavo che col suo 2 su 10... 20% ai liberi fosse il peggior tiratore di liberi della Serie A, e invece no, c'è Skylar Spencer di Varese che ha 1 su
13,7%, quindi va via. Va bene. Non è neanche il peggiore. Ha sbagliato trasmissione. Federico Zacchi, ciao ragazzi, che ne pensate del comunicato fatto oggi da Virtus? Era davvero necessario smentire? Io credo che adesso la frase di Bovinelli inizierà con era davvero necessario? Vai avanti. No, era davvero necessario, credo, probabilmente. No, non su come mi aspettavo, era davvero necessario far uscire voci di mercato, no? Pensavo fosse quella la tua frase iniziale. Vabbè. No, anche. Nel senso che, cioè, vuol dire, di solito la voce di mercato esce quando c'è la sconfitta. Abbiamo imparato che a Milano esce sempre uno o due giocatori. Appena c'è la sconfitta, il giorno dopo, sul giornale si cerca di edulcorare la cosa. A parte che la notizia è della domenica, riportata poi del maggior... era già uscito qualcosa da Walter Fuochi, credo, giovedì. Qualcosa l'aveva scritto anche Stadio, se non sbaglio, e poi dopo oggi il comunicato era, per le parole, quello che ha scritto Luca Quino, credo, sul Corriere. Le parole di stamattina del mercato? Sì, le parole. Firma Alessandro Mossini. Ok, perfetto. Bella mossa. Io credo di interpretare questa situazione nel senso che arrivi da una vittoria, si parli della vittoria e non si parli del resto. È normale che la Virtus su determinate situazioni debba sempre comunque avere un piano B rispetto anche ai tesseramenti e a tutte le situazioni. Ogni società è sempre con un occhio sul mercato, perché non sai mai che occasione ti può capitare. Vedi anche Pesaro, sì, ha preso un lungo, ma non è che il servizio, no, oltre a servirgli, però magari avevano già fatto anche altre scelte prima. Però secondo me il comunicato evidenziava più il fatto di cercare di focalizzarsi sul fatto che è una settimana molto importante e che alla fine, con la vittoria di ieri, tu hai rimesso in cammino le pipì fuori dal vasino, sì, fatte durante questo cammino, e bisogna pensare a quello, cioè, hai capito? Anche per un giocatore che legge, un agente che legge, una situazione di questo tipo. E secondo me è stato proprio messo lì in questa maniera. C'era un po' anche settimana scorsa, quando abbiamo parlato di Petruccelli, certo, la Virtus aveva smentito molto seccamente, anche un po' seccata su quella cosa, l'avevo detto qua, e secondo me poi alla fine... Poi è chiaro che tanto poi c'è la smentita sotto, quindi domani arriva un giocatore, tutti scrivono così sui social. Cioè, come... Vai pure. Poi, Virtus, segnali di ripresa, dice Ivan Righi, poi Eugenio... Segnali di gioco di squadra, segnali di giro di palla, segnali di coinvolgimento di tutti quelli che sono le risorse. Squadra. Sì, bravo. Sì, punto. Poi, concordo con Zanetti, Daniele, in più se l'intensità difensiva è diffusa su tutta la squadra, i fischi arrivano meno. Se viceversa difende solo uno o due, l'intensità viene vista come contatto falloso. Chi l'ha detto? Eugenio. Bravo Eugenio, mi piace, è Eugenio proprio. Cosa fa? Manda i messaggi della regia. Non è lui, abbiamo già chiesto mille volte, ma non è lui. Ma sempre, quasi sempre a segno, è uno di quelli che va più a segno. Non perché abbia dato ragione a me, però è una logica della pallacanestro. E anche perché ha dato ragione a te. Ma che? Mefiundo, chi, scrive Francesco Cesaretti, spazzato via. Poi Mirko Moro. Ma anche Tessitori ha spazzato via. Tessitori ieri non c'era. Virgola di Tessitori. No. Mirko Moro, per buona pace di Zanna è importante che Ife non giochi mai in punta. Certo. Deve giocare Paiolo in punta. Voilà. Tanto è forte quando gioca da guardia, soprattutto per i giochi rotti, tanto è dannoso in play per quanto riguarda l'organizzazione / ritmo di gioco e il coinvolgimento dei passaggi dei compagni. Stavo già pensando, però ieri ha fatto 6 assist. Non è lo stesso, no. Parliamo di niente, continuiamo a parlare di niente. No, però 6 assist li ha fatti mia madre, ha giocato mia madre per un periodo, forse non se ne accorge. Con le patine? Con le patine, con la maschera di Lundberg. Con le patine, sì, però non puoi usare i numeri. Al Fanta non è che adesso puoi tirare fuori i numeri. Quando non valgono, non va bene. Io non ho tirato fuori delle percentuali, dei minutaggi. Vabbè, però, però hai parlato di numeri. I 6 assist li devi fare. Se tu non sai dare il tempo di gioco, no, è comodo usare i numeri quando ti pare. Allora, i numeri non contano tutto quando non ti pare. Annuncio che è l'ultima trasmissione che fa.
Beh, però su voglio una roba... chiuderla così, sono la morte del cigno, andiamo avanti. Vorrei so... no, però c'è una cosa si può dire, Zanna. Che cosa? Che è lento? No, palleggia troppo? No, un po' quando lui arriva a un punto, un po' il gioco si rallenta. Vuoi che ti faccia questa disamina di Felumber? Se tu mi avessi fatto finire, ti avrei detto anche Mike James rallenta il gioco, ma in pochi secondi la chiude, invece lui la chiude un po' più lentamente, sei d'accordo? Sì. Assolutamente, okay. Assolutamente, sì. Volevo dirlo da un però po'. Non voglio accentrare il discorso di Felumber, andiamo pure avanti. No, la disamina, io lo voglio sentire. Vai a dare un bacino alla maglia, dai. Ragazzi, che lui abbia un problema di carattere, quello che vuoi, è un problema, cioè, lo sappiamo tutti. Cioè, da dire che è un giocatore che ieri, al primo tempo, ha fatto vomitare me, che a me piace, cioè, quindi, cioè, non sembrava sì, molte volte ha rischiato di perdere allora, il pallone. Quando lui fa un... l'ha anche perso. Quando... Sì, è vero. L'ha perso, ha palleggiato non si sa dove. Sembrava in un certo momento, lo gioca anche Cordinier. Adesso no, era Lumberg. E l'hai capito dai capelli. Non dalla testa, dai capelli. Dal colore dei capelli. Dai capelli. Il colore è lì, per tutti e due. Non dei capelli. È vero. È uno che se dice l'oggettività delle cose non è che gli ho dato usato degli epiteti, cioè sono tutti e due, cioè, ha preso aspetta, mi scrivi epiteti nel mio vocabolario, vabbè, ho capito, mezzi caucasici e mezzi no, quindi di conseguenza hanno quella colorazione, entrambi pigmentazione. Detto questo, che colorazione, vabbè, dipende, è uguale, va bene. Detto questo, lui dopo ha questo tipo di carattere che un po' si non so come spiegartelo, si affligge, e lui appena fa una minchiata, no? E io ho notato ieri, proprio ieri ha fatto quella minchiata di è svenuto, non si sa che cosa abbia fatto, dopo ha fatto un assist a Zizic, tripla, cambia lo stesso, entra Paiolo. Allora hai preparato il cambio tre azioni prima e tablet. Puoi anche toglierlo dal cubo dei cambi e fargli finire quando arriva la notifica. Però, del tablet non puoi, questo è su di lui, su Zizic i numeri non li so, li hanno appena detti, comunque sono 16 punti, mi sembra. Avanti, sì, abbiamo una richiesta da fare, noi dobbiamo capire una cosa, quei virtusini siamo noi che lo lanciamo oggi, la pigmentazione no. Chi era, chi è? No, esatto. Ecco, parliamo di cose serie. Basta parlare di va a spendere. Basta. Prima chi chiude. Se voi preparate la trasmissione, perché vi sentite tutti i giorni come due. No, non l'abbiamo preparato, l'abbiamo detto prima. Allora, c'eri anche te. Domanda. Allora, ovviamente il dottor Zanetti è stato molto saltuario, no? Nelle presenze a Milano, quindi lui non conta in questa faida tra me e Bovinelli. Ecco. Bovinelli, lei venerdì dov'era? Ero a casa. Eri a casa? Quindi sì. L'hai ascoltata su Sky o da Zona? L'ho vista. Ok. Io ero in treno di ritorno da Roma, quindi... non c'era nessuno di non due. Non c'eravamo noi. E abbiamo perso. Detto questo, abbiamo capito... Che cazzo era quel virtusino che era lì? Sto rompicoglioni che porta rompicoglioni che va... che va a Milano, che si ce ne sarà uno da dopo lo scudetto, ecco, che sarà sempre andato. Sappi che ti troveremo. Abbi il coraggio di palesarti a Virtusini, siamo noi. Guarda, sono io, alza la mano. Però potete dire che io c'ero, però non faccio... No, l'abbiamo detto. Tu sei saltuario. Tu, essendo saltuario, non fai parte di questa rogna che porta alla Virtus a Milano. Sono un occasionale. Detto questo, noi adesso ci siamo tolti un peso, se nei playoff possiamo tornare più sereni, perché abbiamo capito che non è né uno né l'altro. No, io le avevo fatte tutte da quella finale scudetto. Tutte. Tolta la finale scudetto. Eh? La finale scudetto non c'eri andato. No, quella finale scudetto, quella... Quella del 2021 c'eri andato. No, quello perché... no, però le avevo fatte tutte, quindi anche, sì, con due vittorie al forum, tra parentesi. Però io voglio sapere chi è quel... io si palesi qui. Io mi sono salvato, io l'ho visto uno che è sempre là, che c'è sempre, sì. Allora io chiedo, e questo ovviamente chiediamo gentilmente poi di editare questo e farlo uscire come reel, di solito è di fianco a lui, sì, c'era di fianco a me. Cioè, tu hai uno che... a palazzo c'è sempre una persona di fianco che parla con me, che sono dall'altra parte. Sì, ma non è... No, non c'è sempre stato. A Milano? No.
Cioè, l'importante è essere in curva tutte le partite, dal 2022 ad oggi. No, non c'è sempre stato, fidati, perché... Tanto ne becchiamo uno che ha sempre perso, cioè che è lì, che ha vinto. Ma ci scrivono, adesso ci scrivo, vai. Vai pure. Allora, ma cosa... Paraldi, credo. No, sto parlando in curva. No, in curva. Non avete specificato. Vabbè, un dirigente è obbligato. Beh, dirigente. E poi anche Baraldi una volta non c'è... No, e poi Baraldi non c'è andato. Una volta non c'è andato. Quando c'è stato quel dissing. Vabbè, c'è andato. Appunto non c'è andato. E abbiamo perso anche, ti dirò di più. Ecco, quindi anche lui vai, cancellato. Vai pure. C'è una tabella. Noi lo stiamo cercando. Con tutte le facce, l'altra sera abbiamo cancellato la faccia di Povinelli. La mia è gara 5, la sua l'altra sera. Vai pure. Allora, vabbè, cosa dice la voce della società sulla voce di mercato? Abbiamo già risposto. Zizic ieri e anche contro Pistoia sono state le prime volte che ho visto un lungo da quanto è arrivato migliorato. Non ho perdona, quando ha fatto l'MVP dell'LBA era Varese. Quindi lì non aveva giocato. Ma magari non l'ha vista. C'era Instagram in down, quindi non potevi andare a votare. MVP della giornata dell'LBA, quella lì non avevi visto un lungo. Lì aveva giocato da quattro. Quattro mobile. Poi molto più mobile, tatticamente migliore e con più fiducia. Secondo me vedremo solo l'anno prossimo il vero Zizic. Secondo me lo vedremo anche tra poco. No, allora, ve lo dico così potete ridere tutti quanti. Allora, Zizic ha fatto 16 con la paglia giocando di merda. Così, diciamo, ha giocato veramente male e alla mia velocità che è 10 anni che non gioco. Però ha fatto 16. Nonostante c'è un fiundo dall'altra parte. Beh, vedete voi. Però, allora, poi domanda per Zana sull'Under, pensi le stesse cose dette ad inizio anno? Ti rispondo io sì. Ecco, anche dell'anno scorso uguale. Anche l'anno scorso che non giocava, che nessuno era salito sul carro, nessuno aveva le magliette più... Meno F, più IF, ecco. Tutti dicevano cosa serve, costa un sacco. Ancora adesso penso le stesse cose. Che gli hanno fatto bene all'umore. Il prossimo anno... Più IF, meno F, più IF. Gli ha fatto molto bene al giocatore, personalmente. Il prossimo anno, quando andrà da un'altra parte, io continuerò a pensare le stesse medesime cose. A quanto è quotato che domenica dopo le partite di venerdì con Baskonia ci sarà Michi contro Cremona? Non è lunedì? Contro Cremona. No, domenica 18:15. Sì, pensavo lunedì. No, è domenica 18:15. No, è perché abbiamo due domeniche consecutive 18:15. Domenica d'agosto. Vai. Arrivo adesso, dottor Zanetti, mi può enunciare le cifre di ieri del signor Ante Zizic, poi imprecazioni di Riccardo Alpino, che nervoso vederlo praticamente inutilizzato in questi mesi. Magari è arrivato in forma adesso. In Eurolega ci toccherà purtroppo giocarci playoff in fiera con l'Efes. E quelli li avrei scansati volentieri. Perché? Che se vinci venerdì sei ottavo? Bene, sì, poi dici, perché tu pensi già che noi arriviamo ottavi, perdiamo dal Maccabi, l'Efes va a vincere a Baskonia e viene qui. Ah, ok. Ma però li giochi almeno, Se già pensi questo, adesso vai lì. Un topolino mio padre comprò. E metti dei soldi sopra. No, perché io la veggenza in questa maniera va monetizzata. È un mese che fate la veggenza, se noi vinciamo loro perdono. È una veggenza senile. È veggenza senile. Gioca queste cacchio di partite, va. Vai. Pensate, allora, finalmente si stanno iniziando a vedere dei pick con Zizic e alzate sopra il ferro. E chi le fa? Lundberg. Ah, no. No. Mia madre, quando ha giocato quegli 8 minuti. No, è lei, non è entrata lei con la maglia che gli abbiamo dato noi firmata di Lundberg. E per me la scena più bella è il passaggio che gli fa dietro la schiena a Scenghiglia e lui che va, che era quasi già sotto il canestro, a girare a fare quel canestro. Che non se l'aspettava, perché lui se l'ha fatto. Sì, però ti fa capire la sensibilità che ha nelle mani per fare una roba del genere. Poi, pensate siano sostenibili due squadre in Eurolega se il sistema non produce giocatori italiani da Eurolega? Che cos'è questo? Pensate siano sostenibili due squadre in Eurolega se il sistema non produce sostenibile Milano e poi... No, se le due squadre sono una squadra di soli stranieri di Eurolega e la squadra per l'LBA con anche gli italiani che non sono giocatori di Eurolega a livello
dispendioso. Io non credo che dica questo. Non credo questo, però. Non lo so. Forse le due squadre, allora forse sì, Milano e Virtus. Sì. Sì. Milano e Virtus sì. Che non hanno giocatori, cioè in teoria sì. Non sì, producono sì. Giocatori italiani. In realtà li prendono i giocatori italiani, ce ne hanno. Milano ne ha 50.000, poi ne fa giocare due, però... E sono sei, eh? Sì, no. Ne ha degli altri a roster che ha dato in prestito, che ha fatto. Che ha Milano prende tutti quelli che non deve prendere, cioè che non può prendere. Ha solo quello che sì, hanno prima, quelli che non hanno giocato. Ah beh, gli altri anni, lui sta parlando di quest'anno. Ah, in generale. Okay. No, pensavo che adesso è presi a dati in prestito. Se deve produrre, non è che la produzione di un anno, la produzione è... Cioè, se fai la produzione di un anno? Vai. Dopo poi scusate, avevo perso un messaggio. Esiste già la pagina Le pattine della mamma del dottor Zanetti. Adesso le porterò qua, le metterò qua sul banco. Anzi, perché non le metti là di fianco al teschio? Le metto sotto la canotta di Zizi. Dai, Zizi di Lundberg. Te la chiedo alla canotta di Lundberg. Vai. Dopo oltre un mese passato in Grecia per lavoro, finalmente riesco a seguirvi in diretta. Andiamo avanti, minimo comune denominatore con Brescia, Jordan Michi, 0 minuti. È vero. Posso dire? È un fatto. Fa benissimo lì. MVP, come mi fiuto. Se volesse anche andare via prima, va bene. Gliel'hanno già chiesto, ma. Miki va in panca, MVP vuol dire senza la gliel'hanno già chiesto di andare via, ma il procuratore ha risposto che è stato uno dei migliori contro Pistoia. Siamo è arrivata questa mail in via, soprattutto nell'Ercole quando gli ha dato la palla per prendere e tirare 3 punti. Va bene. Siamo pronte al gemellaggio, dice le bimbe del dottor Zanetti Daniele, immagino con le patine. Con le patine, certo. Quando Ife alza la palla per la schiena di Zizic mi è scesa una lacrimuccia, dice Eugenio. Dillo a me. Poi lui ha avuto anche altri effetti, non possiamo... era comunque una lacrimuccia. Una lacrima comunque. Blip. Blip. Lacrimina. Blip. Blip. Avete notato che Lundberg ha sempre i capelli appena rasati di fresco anche all'inizio del secondo quarto? Si taglia i capelli perché ha tempo, all'intervallo ha imparato con la gestione del mejor i tempi morti dell'ultimo uncover. C'è Bellinelli sulla cicletta e di fianco si intravede un barbiere che sta facendo i capelli a Lundberg. È vero. Poi abbiamo gli italiani più ganzi dell'LBA, anche perché il numero 14 alza molto il livello. Finalmente parla di Bruno, non il cane di Daniele, ma Ascolo. Secondo me, se gli metto la canotta, riesce a fare uno su 6 anche lui. Anche Bruno, attenzione, attenzione alle 17:32, minaccia di Beppe Cap. State attenti, adesso non vi posso seguire, però lo farò stasera. No, Beppe Cap, perché non ci puoi seguire in diretta. Che... probabilmente sta lavorando, posso immaginare. No, finalmente perché c'è sua moglie che non lo fa più. La moglie gli ha detto: vieni qua, te con biscottini, non rompere i maroni con quella radio. Questo. Sei un bel cretino. Poi, io penso che in Virtus ci sono alcuni giocatori da far giocare solo in certi momenti della partita, tipo Dunston, Marco, Ife. Voi che ne pensate? Bisogna vedere, non puoi dire, non puoi partire. Questi giocano. L'ha detto Sandro Labanci. Sì, Sandro, non puoi partire secondo me con dei dogmi di questo tipo. Io personalmente ho accusato Banchi di certi dogmi nei minutaggi di alcuni giocatori. Ma non tanto tempo fa, poi. No? L'altro ieri? Sì. L'altro ieri? Sì. No? Ah. Giovedì? Ecco. Giovedì. Ecco. Quindi non è che secondo me non è sbagliato dire non devono giocare. È come ad esempio. La differenza quando mi risponde in conferenza stampa Banchi e mi dice ieri sera comunque abbiamo ruotato a 11. 12. Aspetta, ha detto 12 con Pistoia, comunque abbiamo ruotato a 12. C'è una bella differenza tra ruotare a 12, a ruotare a 11 come è ruotato ieri e vai a leggere i minutaggi veri di tutti i giocatori della rotazione che Banchi ha fatto con Pistoia. C'è una differenza sostanziale, ma sostanziale, perché tu puoi dire sono entrati in 12, ma lì aveva fatto un minuto, credo, Mascolo e 4 minuti Lomas. Ieri quelli che sono andati dentro, bene o male, non dico 10,
poi magari Eugenio o lei Fioravanti sono tutti sopra i 10 minuti secondo me, quelli, quelli di ieri, no? Sì, 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 sì. Tutti. C'è una bella differenza. Cioè, è, forse è ruotare... Mascolo. No, forse Mascolo. Forse, forse Mascolo, Mascolo è stato sotto... Mascolo ha giocato 8. Sì, vabbè, okay. Da, so, però, lo so perché era un pranzo dove mi hanno raccontato i numeri, io non ascolto i numeri, non li leggo. No, vabbè, adesso sono discalculico. Ti devo fare una domanda, ma non è come da psicologo, non è per me, è per un mio amico, è uguale, al pranzo sentito che parlavano di numeri. Parlavano di numeri, gente che del settore, io ho ascoltato. Allora, minuti di ieri, abbiamo 4 minuti per Dobrić, 0 per Jordan Mickey. No, che... anche Bruno 16, caspita, 16. Forse 8 e 8. Poi mi ricordo. Gli altri, dammi gli altri minuti. Ah, li vuoi di tutti? Allora, Beli 13 minuti. Lundberg 19, Paiola 19, Mascolo 16. Dobrić 4, Tornike Schengelia 19, Hackett 25, Mickey 0. Polonara 22, Ante Zizic 22, Dunston 18, Abbas 23. Questo anche per 22 comunque è lo stesso minutaggio che ha avuto con Pistoia. Beh, buono, buono. Lo stesso minutaggio di Zizic è arrivato con Pistoia. Vado avanti? Sì. Vai pure. È sempre quali sono i 22 minuti, cioè non, sì. No. Cioè, non è che fai una prestazione da 22 Aspetta, minuti però l'altra allora... volta 18 le ha fatti in tre quarti. Sì, no, il problema fondamentale è che poi dopo gli altri li ha fatti Achille Polonara e dall'altra parte quando ne giocava Polonara mi facevi anche giocare. I 22 ieri... No, ma guarda che 22. Secondo... ovvio che ieri 16 di Mascolo sono dovuti anche a che avevi chiuso già la partita nel primo tempo. Ok, però sì, se perché... di quei 16 gliene togli 11, 12, magari li puoi dare a Dobrić, sì. Nel caso c'è Cordinier comunque che fa i suoi 16, 20, cioè comunque sarebbero a rotazione a 10 comunque lo stesso. No, io l'unica cosa che posso dire su Bellinelli è che secondo me questo è il minutaggio, se non ce n'è necessità, Massimo che deve fare. Massimo, quindi... e quando c'è necessità dai 10 non 15, deve fare 30 dai 10 ai 15 minuti se è una partita che poi sei sopra di 20 cioè, puoi lasciarlo secondo me. No, ho capito, però non ha senso che faccia neanche nelle altre partite, sì. Faccia 30, cioè, sì. Ecco, ieri ad esempio anche l'utilizzo pochissimo di Dobrić secondo me ci può stare, perché ieri è una partita che tu avresti dovuto vincere più con l'attacco che con la difesa. Sì, però non aveva fatto male, no, ha fatto la stoppata, era andato a prendere da dietro il canestro sulla corda. Prendere da dietro non si può dire. Buonasera, un parere, non vi è sembrato un biscottone Real Baskonia? Ma va, guarda, io l'ho detto. Lo pensiamo solo in Italia. Ma biscotto esiste. Una squadra che ha la possibilità di vincere per andare a giocare all'ottavo posto. L'avete visto da dove tirava il playback? Sì. È da 9 metri tirava. E che biscotto fai? Tira da 9 metri, vado ad appoggiare. Se faccio biscotto vado ad appoggiare. Credo che però tra di loro le spagnole non si facciano male, almeno in questa cosa qua. Io credo che il Real Madrid però, è quella Gomblotto, partita lì, No, partita lì al Real non le serve a nulla. Ma certo. Ha il classico che tra l'altro ha perso perché si deve... Cioè deve andare al classico 2 giorni dopo in casa del Barça e tu devi andare a dare il 100% per una partita che a te non ti cambia nulla. Ripeto, non è che si spostavano e facevi il canestro da un metro. Questo tirava da 9 metri, ha tirato 4 volte da 9 metri, ragazzi, difendendo. Questo c'è da preoccuparsi, venerdì. Ma questo è buono come padre. No, questo è due come... giocatori che sono... Vabbè, Monet e Howard. Cioè, ne ha due che sono sopra tutti. E poi ce n'è degli altri, però quei due lì, ragazzi, mamma mia. Mi è sempre piaciuto Costello. Elvis, il cantante. Sì, lui, sempre lui. Allora, Dobrić ha giocato 4 minuti, dice Sandro, poi penso che il barbiere che sistema i capelli nei tempi morti sia Cordinier. No, io ho letto già avanti. Mi fa forse, e dico forse, ha capito che il buon Topolino non deve vedere il campo e che Lundberg e Bellinelli non devono mai giocare insieme.
non tanto per un discorso tecnico, ma perché penso che Marco non lo possa vedere. Menzione speciale per Bruno. Questo è il pensiero di Giorgio. Secondo me è proprio per un discorso tecnico. Cioè nel senso, credo che ad aprile. Cioè, allora, chi mi dice due giocatori ben pagati che non si possono vedere è un problema serio. Cioè, nel senso, se io ti pago. Io pretendo che in campo non voglio sapere cosa c'è fuori. Cioè, a me non me ne frego un cazzo, cioè, sono due professionisti, cioè, è così, funziona. Dovrebbe, cioè, dite così, io mi ascolto. No. Dovrebbe essere così. Cioè, dai, va là, ma si vede, dai. Non stiamo dicendo che per quello che voi vi ha detto. Per quello che percepiscono in campo non dovrebbero far vedere che ci siano degli scazzi. Per quello che percepiscono dovrebbero sempre correre, non essere mai stanchi, avere nessun problema. Però se ci sono dei problemi, comunque ci sono, qualcuno non va bene, qualcun altro, c'è sempre stato in tutte le squadre, ci sta anche lì. Non andava bene neanche il lungo che avevano preso Danilovic l'ha fatto presente. Wakandi. No, John Amici. Succede. Hai mano a John? Può succedere. Poi sta nel testo. Era un problema estradoce. Benissimo, ok. Non era un problema di campo. Vado avanti. Può esserci qualsiasi cosa. Se uno non ce la fa, non ce la fa. Certo. Sta nella testa della persona che è lì. Io però rimango dell'idea che è oggi palese che Lundberg deve essere il cambio di Bailey. Sì, si devono alternare. E anche no. Secondo me si devono alternare. Lo stai responsabilizzando troppo dopo però, eh? Chi? Lundberg. Beh, ragazzi, il cambio della stella? Hai fatica? Soprattutto quando viene vessato come è stato vessato fino adesso. E allora chi cambi? Non lo so, per me possono giocare insieme in due ruoli completamente differenti. Per me possono giocare insieme. Secondo me è un bel gap difensivo, posso dirti la verità, in questo momento. L'importante è che ci sia Hackett. Se ci sono in campo loro due, ci può essere. Cioè, con Hackett, secondo me, sono perfetti. Sempre secondo me che non capisco niente di pallacanestro. Ti posso anche dire questo, però io vedo allora le coppie, secondo me. Facciamo il gioco delle coppie. Delle coppie, secondo me, degli esterni. Io vedo bene. C'era l'H. Bailey, allora. Bailey numero 71. Dai, Bailey con Dobrić e Lundberg Cordinier o Lundberg e Abbas. Cordinier se gli passa male al piedino. Beh, quello io devo contarlo, però c'ho un'altra alla piccola che si chiama Isaia Cordini e te la devo contare. Però ce l'hai se c'è. Sì, non c'è? Però secondo me Dobrić con Belinelli ha dei grandi spazi molto aperti per le sue penetrazioni, per fare il suo gancetto, la sua lacrima alla Navarro, perché nessuno aiuta se c'è piazzato da qualche parte Belinelli, e Cordinier e Lundberg sono due comunque penetratori che possono liberare uno o l'altro. Io la vedo così. O Abbas, un altro penetratore, però quello è un finalizzatore. Intanto, signore e signori, diamo il benvenuto a un'altra pagina fake. Benvenuta alle pattine della mamma del dottor Zanetti. Daniele, eccoci qua, che scrivono. Chi marcherà? Che scrivono, pensa come possono digitare. Bellissimo, una scena con la punta, così. Sembra, vabbè. Ma sono pattine, non sono zoccoli. No, lo so, però. Ma voi non avete ancora capito chi possa essere. Ma va bene. Tu lo sai? Sì. Ma certo che lo sa. Ma lui sa, certo, glielo vanno a dire e noi rimaniamo così. Detto questo, chi marcherà su Howard venerdì secondo voi? Perché se lo disinneschi un minimo, hai già fatto metà del lavoro. Ah, è disinnescarlo che non è semplice. Ci sarà Paiola? Non lo so. Parte che parte dal quintetto. Anche Paiola. Beh, con il lavoro che ha fatto inizio partita ieri, ieri Hackett, sul miglior... No, mai. Io non lo metterei mai Hackett. Quando lo tiene? Sono due giocatori completamente differenti. No. Perché tu pensavi che potesse... Secondo me ce n'è solo uno. Ma uno non è mica un playmaker,
per me... che ha marcato anche Thierry non è un playmaker, eh? È no, buonissimo, no. Ieri ha fatto forse l'unica partita brutta del suo perché campionato, perché è stato marcato veramente bene, ma secondo me vabbè, può succedere secondo a tutti te... fa una no, partita che... brutta. Io lo seguo bene quel giocatore lì, partite brutte ne ha fatte molto poche, ma non l'hanno marcato però veramente... ma non è un playmaker, Howard è un playmaker, Howard è un playmaker con finalità offensive, ma aspetta, poi pesa 28 kg e vai 200 Dobrić, cioè, Dobrić. Secondo me, io però ripeto, non capisco niente, partirà con Paiola su di lui e prenderà tre penetrazioni almeno. Per me è questo, io la vedo così, poi mi vediamo. Beh, vero che i primi... Se torna il francese lo marca il francese. Certo. No, dai, il francese è già. Il francese gioca contro Baskonia. No, quello che volevo dire è che secondo me se dovesse... Mercoledì piove però. No. Gioca. Veramente un cretino. Gioca. Potrebbe cambiare. Meteoropatico. Gli ha dato del meteoropatico. Se ti fa male l'infortunio. Ma certo, hai ragione. L'umidità fa peggio. Ti dirò di più. Avrebbe giocato anche ieri, ma proprio il dottore ha detto no. Al dottore? Sì. No, ieri sì. Cioè, prima il dottore, tre settimane fa, che poteva giocare. Tutte le settimane dice che poteva giocare, adesso il dottore ha detto che l'abbiamo spiegata questa cosa. No, c'è stato un errore di diagnosi su questa cosa qua, l'abbiamo spiegato. No, io dico solo che a Milano saltellava come se non ci fosse un domani diagnosi. Ma... Vabbè, anche ieri saltellava, urlava. Addentriamoci sull'Eurolega giovedì. Vai. Se no giovedì non abbiamo niente da dire, a meno che non succeda qualcosa. Chi marcherà il suo award? Adesso ci ragioniamo, giovedì ti daremo la risposta. Poi Sandro Davanti, amici o amici, vedete voi, aveva un altro problema, grazie Sandro. Se per quello ne aveva più di uno. Bene, poi Howard verrà annientato da Paiola, dice Emanuele Argentesi. Visto. Howard lo marca Isaiah, secondo Sandro. Potrebbe metterci a Bass come fece contro Napier. A meno che magari c'è l'operazione mascolo che taglia dopo aver tagliato i baffi alla provittola. O magari può attenzione anche Winston, no, perché no, ricordiamoci chi tagliò i baffi alla provittola e se li portò alla partita dopo. Se li portò alla partita dopo, ma sai che partenza così. Vengo qua in trasmissione. Io sognerei venerdì di dire: se parte venerdì in quintetto mascolo, io non vengo mai più a Necca Palazzo. Così facciamo. No, se Gaffredo, dico... Virtus Bologna, no, Dalston, Schenkelia, Abbas, Belinelli, mascolo. Ovazione della Virtus e Gaffredo Arena. Io vado nei matti. È la prima volta che a Palazzo danno sacchetti della Ryanair. Io non ho detto. Hai sentito? Sì. Io non ho detto il quintetto. Io ti ho detto che ricordando. Sì, però quell'altro parte il quintetto. Ho capito, però nelle operazioni speciali che sono state fatte, ovvero il taglio dei baffi di La Provitola, sì, avvenuto in Segafredo Arena, tutti presenti, sì, anche il signor Zanetti, certo, tagliati a lui poi, lui l'ha visto bene. Il taglio del baffo c'è stato e l'avevamo detto. Secondo me hai baffi anche questo, no? Ha la barba ancora. Ha la barbetta. Cioè, allora. Cioè, l'unico problema è che se rientra Cordinier, credo e immagino che Mascolo non sia in panchina. L'altra questione è che di solito Marcus Howard, nelle partite che ho visto dei Basconi, i primi tiri sono tutti da tre. Prendere un Aulin adesso, te lo dico. No, sono tutti da tre. Di solito i primi tiri di Marcus Howard, lui tenta subito il tiro da lunga distanza. Perché vai in ritmo. Sì. Se tu metti Fratmo, per favore, basta. Fratmo, dai, per piacere, impazzì, dai. Secondo voi, Fratmo Virtusini e il mancato. Lui lo puoi mettere solo perché non sa il servo che parla, non sa dove sta guardando, quindi è la confusione che crea nell'attaccante. E lui va sulla linea di passaggio ma anche sul giocatore, hai capito? Secondo voi Fratmo Virtusini il mancato impiego di
Perché ridete? Ma perché mi pare il mancato impiego di Mike è inciso sulla chimica di squadra addirittura. Faccio riferimento al discorso di Bovi della scorsa puntata, allora, sulla meritocrazia e sulla consapevolezza del gruppo. È dichiarato. Cioè, non è che è inciso sulla chimica di una squadra. Cioè, nel senso, non è che Se tu vedi che hai uno dei tuoi compagni, se tu sei in uno spogliatoio, tu vedi che è uno dei tuoi compagni e che va dentro con la mollezza di un fico bello, cioè, di quel fico bello maturo, cioè voglio dire, e tu devi stare a sedere perché lui è in campo e sta facendo, nella maggior parte dei casi, da due mesi, delle cose, e tu non giochi. È normale che se c'è della meritocrazia e questo viene messo da parte, quelli che vanno dentro si dicono, no, finalmente è stato capito quello che sto dando a questo gruppo. Cioè, allora, è abbastanza evidente, cioè voglio dire, non è che ci vuole... Basta. Questo non vuol dire che sia la Virtus ha perso in questi due mesi perché Michi ha giocato così, perché poi ci sono anche quelli che dice ah, perché si cerca il capo espiatorio. No, però uno dei problemi di questo spogliatoio è stato anche questo, come c'è il problema dei due che non si amano, come ci sono degli stati confusionali nelle rotazioni di banchi, ci sono una serie di problemi, uno dei tanti è anche questo, ed è un dato di fatto: se una squadra reagisce nelle rotazioni avendo più minutaggio, gli altri che non hanno giocato ti producono una volta dalla panchina 42 e l'altra volta 51. Diego ci scrive: basta parlare di Zizic, mi vengono in mente i primi due falli che gli hanno fischiato al forum, i primi dissocio, e torno a contare i santi sul calendario. Poi ci chiedono quanto prende Howard, lo sappiamo, l'anno scorso in NBA prendeva, secondo il suo salario, abbiamo cercato adesso, era poco sotto, ma pochissimo sotto, 900 mila dollari. Poi dopo il mercoledì piove, ho le lacrime agli occhi. Diego. Beh, messaggi di Diego. Oggi tutto calma piatta. Voglio, prima di andare avanti con un altro messaggio che è arrivato adesso, abbiamo vinto, a nome di tutta la redazione di Radio Basket Italia e in particolar modo del dottor Gianluca Bovinelli, facciamo l'in bocca al lupo per una pronta guarigione al presidente federale Gianni Petrucci per l'incidente. No, certo, no, perché adesso facciamo, scherziamo, brighiamo, però ovviamente sulla salute non si scherza mai. La nostra speranza è che non si ricandidi e che cambi il basket, non che avere quindi... speranza che non si ricandidi rispetto a che vada in un dirupo con la macchina, questo è un altro discorso. Esatto. No, però voglio, voglio che no, perché qualcuno, io devi capire che a me le cose me le vengono sempre a dire, ah, ma chissà cosa direte adesso, che diciamo che ci siamo molto dispiaciuti, perché la salute al di là dello sport è la cosa più importante. Detto questo, Palo. Qualcuno ha scritto Palo. Infatti. Allora, curiosità per l'anno prossimo, a parte il capitolo Grasiulis, c'è qualche trattativa avviata o ben imbastita? Beh, certo, adesso prendiamo un comunicato anche noi per quello che il capitolo Grasiulis, poi bisogna vedere come va l'intervento. Sì, come va l'intervento, che non è un intervento, è un intervento un po' meno... Non è tanto invasivo, Bovi, è per andare a giocare alle Olimpiadi. Questo deve recuperare per i preolimpici. C'è un problema anche di cartilagine, tra parentesi, e comunque va valutato. Sì, che è un problema che... Ho capito. E lo valutiamo dopo che l'abbiamo già firmato. No. Non è... Non viene valutato. L'assicurazione è la che... No. Però per me no! Ho detto, va valutato. Cioè, lui ha convissuto con questo problema qua da un bel po' di tempo... Ed è una cosa da valutare, perché è comunque un giocatore di 30 anni, cioè voglio dire, al di là del fatto che piaccia 94. Sì, oddio, Grasiulis ha 30 anni. Non è già vecchio. Ha già giocato l'Eurolega? No. Allora cosa andiamo a fare? Non lo sapeva. Cioè l'ha scoperto adesso? No, 93, io pensavo fosse un 96, ma non so perché, ma da un po' di tempo che ho questa percezione. Vabbè, sì, no. Che poi sono 31. Sì, sono 31. Sono 32. Sono 31 a luglio. E 21 due figure. 30 anni adesso. 30 anni ora. No, tra l'altro, un giocatore che a me mi è sempre piaciuto ai tempi di Tortolina 2. Nasce a 0, a 1. Come? Ne ha già 31. No, ne ha già 31, non ha mai giocato... l'Eurolega
E niente, sempre, ha fatto solo questi... Beh, in NBA comunque il suo lo sposta. Sì, ma anche in Eurocup è comunque aiuto, come anche nella nazionale. Ha avuto un exploit importante ai mondiali, però comunque... Anche Lomas ha avuto un exploit importante. Le qualificazioni. Però se lo siamo dimenticato. Vada pure. Paiola la testa, Zanetti. Allora, le pattine della mamma del dottor Zanetti Daniele scrive pattine. Molto bello, veramente un genio. Paiola non tiene noi, come può marcare Howard, scrivono. Giusto. Tiene noi le pattine in quel senso. Magra Julis, così per curiosità, con Schengeli e Polonara come quattro, cosa ci serve? Farlo riposare. Uno dei sopracitati serve a far riposare, poi Schengeli sei sicuro? Situazione Paiola, secondo voi potrebbe essere ceduto? No. No, perché dopo viene fuori una rivolta popolare. Ma no, non per quello, ma perché ha appena rinnovato il contratto, perché ha un contratto lungo. Perché cos'è, il contratto 2027? È un italiano. I contratti non si cambiano, effettivamente. Ma non credo, non c'è una situazione. Cioè, ho capito, ma è un giocatore di passaporto italiano, cioè, non lo so. Cioè, che altro è giovane. È giovane, quello è l'unico. Vedi com'è che tu la domenica vinci e i messaggi li abbiamo già finiti. Addirittura siamo stati bravissimi. Addirittura sì, quindi basta. Possiamo già chiudere? No, andiamo. Abbiamo altre novità da dover dire. Se volete parlare un po' del fatto della wild card Eurolega, che è uscito, non abbiamo parlato la settimana scorsa. No, non abbiamo detto perché niente. Quando è che è uscito? Sì, è uscito giovedì. È uscito nella giornata di giovedì. È uscita giovedì e venerdì mattina è uscita, che mi scrivevano tutti: ah, hai visto la cessione al fondo di Zanetti, adesso non spenderemo più niente. Cazzo c'entra, cioè. È solo la ratifica di firme, cioè, voglio dire, per chi non abbia ben chiara la situazione, cioè Zanetti con l'ingresso di CRIF ha comunque garantito 3 anni degli stessi soldi che ha messo quest'anno, sono altri 2 anni garantiti, quindi non viene a cambiare niente se il fondo entra. Quella è un'operazione che è stata fatta per Massimo Zanetti Food and Beverage e chiaramente non cambia niente su quelli che saranno gli investimenti della Virtus, che sono i medesimi dell'anno scorso. Detto questo, invece, per l'Eurolega io voglio dire una cosa, volevo prendere in mezzo lei e anche il dottor Zanetti. Oddio. Io obiettivamente, ve lo dico proprio spassionatamente, mi sono rotti i coglioni. No, mi sono rotto i coglioni di leggere gente che al fattore della wild card di Eurolega scriva: bello andare in giro con il piattino per elemosinare una wild card di Eurolega. Allora, se siete tifosi virtusini, io ve lo dico proprio sinceramente. No, saranno fortitudini. No, sono virtusini alcuni. Magari quelli che vanno sempre a Milano. Uno, avete rotto i maroni perché uno, se non riesce a capire che a giocare l'Eurolega tu hai 170 sponsor e a giocare il campionato italiano ne hai 50 se fai solo il campionato italiano, se fai l'Eurocup gli sponsor forse sono 70-80. 90. Ecco, ok, gli introiti del botteghino. Cioè, se tu vuoi vedere una Virtus che cresce, tu devi aspirare ad esserci in Eurolega, ad esserci dentro. E un tifoso che mi dice ma se la dobbiamo fare, che tanto non la vince, è meglio non farla. O siete innamorati tutti dell'LBA? No, è così. No, ma, ma dai, abbiamo fatto le trasmissioni quando eravamo in Serie 2, Serie 1. Però io ho riletto questa cosa qua. Ma che posso dire? No, che è una cosa per me fuori dalla divina grazia. Domanda, abbiamo i nomi e cognomi? Chiediamo. No, io, ma lo sanno. Io vorrei sapere se sono abbonati coloro che dicono queste cose. Alcuni che leggo sì. E purtroppo a me fa tristezza e tenerezza. Mi fa veramente tenerezza. Fai una perché cosa, è un tifoso, Non c'è l'abbonamento solo all'LBA? Ma sì, ma me ne può fregare di meno. Cioè, questa cosa, a parte il fatto della crescita che tu fai come società, cioè, non riuscire a capire che confrontarsi e vedere qua venire Real Madrid, Panathinaikos, Olympiakos, batterli anche, cioè, è un valore, è un qualcosa che ti rende, cioè, oltretutto di un marchio come quello di Virtus, che
è molto importante, sta tornando quello che doveva essere, cioè anche come appeal, come persone. Guarda, Sandro scrive giustamente, in 20 anni di Eurolega quante ne ha vinte Milano? Zero. No, no, andrebbe detto questo, i tifosi dovrebbero pensare questo. L'anno scorso la Virtus fa 14esimo, quest'anno arriva ottava o decima. Guarda, voi guardate i primi 10 anni più o meno col Menor ha fatto più o meno le stesse cose. Chi? Milano? No, Bologna dico. Ah, no, Milano i primi dieci anni se non ha fatto i campionati dell'Albert Berlino, poco ci manca in Eurolega. Vi vado a vedere. Ha fatto una volta un playoff. E poi? È arrivato un canestro. Sì, playoff. Quando... No, playoff e Final Four. Sì, Final Four, no, 2 anni fa. Io ti parlo di quando è entrata, quando ha cominciato a giocare in Eurolega. Eurolega. Te la vado a prendere. Cioè, te la vado a prendere. Vai, ti parlo. È per questo, alla luce di questo, cioè io ti dico di leggere queste cose qua. Andiamo nella cronistoria e la troviamo. Mamma mia. Vabbè, c'è la cronistoria, ragazzi. Quando è entrata in Eurolega? Allora, 2006? Vai. Allora, 2006 ha finito la regular season di Eurolega. Sì. Vai. 2008, regular season di Eurolega. 2009, top 16 di Eurolega. 16? Prime top 16? 16. Prime 16. Cioè, non c'era prime 16. Poi l'anno dopo, 2009-2010, regular season di Eurolega. Sempre eliminata, regular season di Eurolega. Anche l'anno dopo, 11-12, top 16. 12-13, regular season. 2013-2014... quarti di finale di Eurolega, se non sbaglio quella eliminata dal Maccabi in gara 5, sì. Poi sono state fatte le Final Four a Milano. Con sì. Luca Banchi, in panchino. Credo di sì. E poi ha vinto il campionato italiano. Mm. 14-15, top 16 di Eurolega. Mm. 2015-2016, quarti di finale Eurocup, perché è stata eliminata dall'Eurolega che andava in Eurocup, quindi è andata quarti di finale Eurocup, noi abbiamo vinto. Ah, vabbè. Poi regular season di Eurolega 16-17, 17-18 regular season, 2019 regular season, 2020 regular season, terzi in Eurolega nel 2021, ecco. Quarti di finale di Eurolega persi 3-1 con... Era 2006-2021, 15 anni. 15 anni ha 15 fatto solo anni. I quarti, 15 il massimo è stato i quarti. 15 anni. Non so se riusciamo a capire. E la certezza di parteciparvi, Non so se riusciamo a capire. Questo non vuol dire quando tu sei qua che dici ah, ma no, vabbè, aspetta, no. Poi c'è quarti di finale di Eurolega con fattore campo casalingo, ma sì. Sfortuna di aver beccato quell'Efes che era che era in ascesa pazzesca. Certo. E l'anno scorso regular season di Eurolega, quest'anno possiamo già dirlo, regular season di Eurolega. Va bene. Così, L'Efes non ha fatto back to back. Sì, l'ha beccato uno dei due back to back, l'ha fatto su Milano quell'anno lì. Quello che ti stava dicendo. Sì, Milano, poi dopo è andato a vincere con CSKA, no? L'Efes ha vinto con la Sesca. Sì. Con Daniel Hackett, Toko Shengelia e i Felumber che non c'era perché No. Daniela, no. Quell'Eurolega lì non c'era già più il Sesca 2022. Era già venuta fuori perché erano venuti da noi. Quella prima. Quell'anno lì, no. Quell'anno lì è stata tolta loro, San Pietroburgo e Kazan. C'è qualche messaggio? Che sì. Vai. Allora, allora, prima si fa Howard, poi la coppia Brown-Baldwin e per finire il simpaticone greco del Pana. Poi vediamo alle Final Four chi becchiamo. Simpaticone questo è già avanti così quei lavori. Lui invece dice avanti quei lavori bravo questo dipende è argentesi che no. Quindi lui ha già detto che è argentesi che vinciamo con il Baskonia venerdì, poi andiamo a vincere il martedì a Maccabi, ok, e poi a Maccabi cioè a Belgrado e poi becchiamo, perché ha già detto che il Pana arriva secondo, così becchiamo il simpaticone del Pana e vediamo chi becchiamo. E Final Four, in teoria, dovremmo beccare una tra... arriva terzo, quindi secondo dovremmo beccare o Monaco o Barcellona. Ah, bene. Questo era Emanuele Argentesi?
Eh sì, sempre lui. TSO. No, TSO no, poverino. Però secondo me, credo che sia un cuoco, Emanuele. Sì. Secondo me ha lasciato un po' i fornelli alti. Il gas di... senza la fiamma, però. Senza fiamma. Si è messo lì ad annusarli un po'. Senza la fiamma non lo accetto. Questo, secondo me... Vada pure. Sei veloce con la serie. Sei lento, mamma mia. No, ho capito, stavo pensando ai fornelli. Vedete che c'è la Raffaella che ci chiede una cosa, ci vuole chiamare, noi la prendiamo. Cosa vai, se chiama, rispondiamo. Concordo, e come si legge, se il Bologna dovesse andare in Champions, cosa ci va a fare che ne prende 7 dal Real? No. Poveretti, dice Roberto. Poi in finale, non mi mandate messaggi adesso. Poi in finale troveremo il Real, scrive Sandro Davanti. Poi audio di Jack Sandro Andreani. Eccomi, io mi paleso. Sì, io sostengo che è molto meglio, se bisogna fare ste figurette qui in Eurolega, di andare a perdere in A2 ad Agrigento. No. Sandro Jack Andreani, ci metto se non le va bene, venerdì al palazzo ci diamo degli schiaffi nella faccia. Va bene, ok, perfetto. Cordiali saluti. Arrivederci. Ecco, ok, Raffa, che hai provato a chiamarci, fallo dal telefono, non da WhatsApp, perché non riesco. È ridaglie, no, ho detto... hai detto adesso. No, è ridaglie, nel senso che... No, mi è partito l'audio a me. E poi a proposito di audio abbiamo Della Dani. Potete chiedere a Emanuele Argentesi se ci dà anche 2 o 3 numeri per giocare all'otto? Quali giocatori italiani prendereste per la prossima stagione? Aspetta, che ha detto che usa le piastre a induzione. Ok, sappiamo. Andata bene allora. Io terrei gli italiani che abbiamo, sinceramente. Quando? Per il prossimo tutto. Anno. Perché cosa? Per il prossimo anno. Stavo cadendo, scusate. Terresti gli italiani che hanno? No, un paio vanno presi. 1 o 2 vanno presi gli italiani. Perché hai un anno in più di Hackett e un anno in più di Bellinelli. Forse qualcosina. Un attimo, un'operazione, un attimo. Essere un pelo lungimirante. Un attimo evergreen. Cioè, tutto verde, c'è cioè un qualcosa di... Vai, cioè, si sta chiamando? No, adesso la chiamo io perché... Vediamo. Chiamala con la you and me. Con la Christmas card. Me and you. Scusi, Petrillo, è collegato il cellulare al Bluetooth del mixer? Ok, no, buona sapersi. Poi torno su Facebook. Io prenderei subito Bortolani, però dubito che Milano ce lo dia. Ma va? Ma non credo che Bortolani vada via da Milano. Beh, questo era il messaggio. No, non è collegato. Aridaglie, non te posso rispondere. Guarda, Petrillo, ci pensa Petrillo, guarda Petrillo. Vediamo se... No, questo, no, niente, non riusciamo. Il logo, sto petto nudo. È vero, è lì. È in un momento catartico, Petrillo. Allora. Guarda come fuma. guarda. Sta fumando. Ce l'hanno con te. Come vuoi sigarette dire qualcosa di discolpa. Dicono di via che, col vento. Ti vedono rilassato. È un momento di relax. Puoi parlare. Dica. Rilassato, certo. Perché... Ecco perché era tutto leccato lei prima. Non sento, giù da Pallotti le ho detto ecco perché lei era tutto leccato. Adesso ho capito. Ora vi sento. Ho capito perché era tutto leccato. Hai visto? Pettinino, eh? Crack, vai. Senti, Fiora, dobbiamo fare quella roba lì dopo. Dobbiamo c'è la Rafa? Dai. Ecco, dovremmo avere la Rafa. No. Okay, Iliad. Io ho preso il numero che... Comunque è arrivato un altro messaggio, ero a Venezia, io il rischio di prendere Tucker lo correrei. Beh, credo che qua è in diversi. Però ne hai saltato un altro che era sopra. Ho capito, un attimo, cosa c'è scritto sopra? Io terrei tutti i nostri italiani... vediamo se forse adesso ce la facciamo. Vediamo. Vediamo se riesco. Dovrei farcela pronta. Fiora, se la puoi fare. No, ti ho detto di non chiamare su WhatsApp. Tu vuoi chiamare su WhatsApp? La chiama su WhatsApp.
Dove devo chiamare? Ormai dimmi anche dove devo chiamare. Ho già fatto tutto. Ho già fatto tutto. Sei già in diretta con noi. Ciao, ben trovata. A casa mia, vivendo sulle colline disperse di Ozzano, la linea non prende bene. Purtroppo allora vivo Bologna Centro. Purtroppo non vivo Bologna Centro e a Ozzano devo chiamare su WhatsApp. Allora ti perdono, va benissimo così. Dici tutto. Grazie, solo perché hai detto allora, intanto sullo you and me potrei scegliere chi è, io so chi è il me, potrei scegliere chi è lo you. Certo. Prova a dire. Grazie. Sì, assolutamente. Vai. Dicelo però. No, ragazzi, era un saluto veloce. Allora, intanto prima della fine della trasmissione vi porterò sicuramente un vassoio di pasticcini e due bocce di vino quando finirà la trasmissione. Ecco, perché vuoi una trasmissione come quella della vigilia di Natale? Esatto. Potremmo organizzare un lunedì alle 4, così prima beviamo, così poi... Nulla, era solo un saluto. Dopo che, dato che sono stata bannata da Fiore, capito, sui miei vocali troppo lunghi, e un anno che mi sono sentita ore di telefonate di Vagnoli, 850 messaggi di Marco, le telefonate del simpaticissimo Roberto da Modena, per Dio una telefonata la posso fare anch'io. Quindi li hai insultati tutti quelli che ci chiamano, praticamente. Meraviglia. No, non li ho insultati. Sopportati. Dai, facevo. Sopportati e anche a volte volentieri, ci mancherebbe. Per il resto, io su Zanna, il basket, io con lui non ho niente da dire, io sono sempre d'accordo con lui. No. Gli volevo solo dire che Ernesto di Uomini e Donne è un po' più figo di lui, ma se lui non va a Uomini e Donne, lui è più intelligente, quindi è semplice da risolvere la cosa. Dovresti vedere tutti e due dal vivo, però. Con le pattine di fianco. Io non ho il truccatore. Però c'hai le pattine. Cioè, c'ho il truccabimbi di là, non c'ho il truccatore. Però hai in le ogni pattine. Caso, se non vai ai Uomini e Donne, hai già vinto. Sì, effettivamente la somiglianza è importante. Però adesso devo dire una cosa seria, che sembrerà assurda. Io Bovi lo devo ringraziare perché gli tiro delle pezze della Madonna personali. E lui ovviamente solo a livello, penso, di amicizia ha una sopportazione nei miei confronti che, lo devo dire pubblicamente, è sempre estremamente gentile, estremamente molto, molto carino e molto paziente. Grazie. E questo lo dovevo dire. Bene. Ottimo. Bene. Senza ma con tutti, io ho particolari. La mia pazienza, penso, 6 anni che trasmetto con Fioravanti. Effettivamente, pensa a te che mi ha impezzato per un anno perché volevo apparecchiare tutto fatto bene o quando iniziamo. Cioè, quindi io volevo anch'io, ma anche lui è venuto da me a dire: oh, allora iniziamo. No, perché poi mettiamo le cose agli atti. Grazie. I cazzi vostri sono vostri. Io quando qualcosa lo devo dire, esattamente come rompo i coglioni quando dico delle cose negative. Se devo dire qualcosa di positivo lo dico e Bovi ne approfitto pubblicamente per ringraziarlo, perché io comunque a volte gli scrivo delle cose, dei vocali, poi io, come tutti sanno, sono una nota donna con un fantastico dono della sintesi e anche poco rompicoglioni. Mi dissocio. Quindi lui sopporta una certa, senza un motivo, perché voglio dire... Non siamo né amici né, cioè, insomma, ci conosciamo né amanti, vogliamo dire, né amanti. No, non siamo amanti, quindi vorrei, cioè, per carità, però lo volevo ringraziare pubblicamente perché ha una gran pazienza, perché io sono una grandissima rompicazzo. No. Io, Raffa, voglio farti un regalo. Voglio farti un regalo. Sei pronta? Te con me, Cruz, devi fare... Cioè, te con me, lì entriamo... Io e te entriamo in un territorio difficile. Ma va bene. Devo farti un regalo. Sì, vabbè, ma se Zanna non vuol fare i calcoli, invece della San Pellegrino, dove berla, Fiuggi? Volevo farti un regalo. Hai sentito l'audio? Io non l'ho capito, però. Sì, l'ho sentito. Te lo volevo far sentire live. Sai che io seguo appassionatamente e con costanza... Ovviamente quando posso, ma se no io ascolto sempre podcast, quindi sono un'ascoltatrice, direi, proprio estremamente fedele e anche con grande rispetto in modo diverso di tutti voi che fate questo. Ovviamente dopo, da settembre a oggi siamo ad aprile,
E che cazzo, dopo aver sentito tutto questo, 5 minuti me li potevo concedere. Mi attendevo un audio di Marco che ti avrebbe detto salutami Costanza. Mi ha detto vi ascolto sempre con Costanza, mi aspettavo un audio, non è arrivato. Vabbè, comunque. Ci hai pensato tu. Però già, se fosse arrivato dovresti tu già capire che piega sta prendendo la trasmissione, insomma, e quindi voglio dire, posso partecipare. Beh, noi abbiamo avuto l'onore di averti quello che noi chiamiamo l'angolo Zagnoli, quindi no, oggi, ma la Zagnoli va Zagnoli corne. Ma ti è piaciuto invece, era una battuta, sto scherzando. Lo so, Fede, tranquillo. Dovete sapere che io e la Rafa ci vediamo una volta all'anno, che è la vigilia di Natale al bar Laura per gli auguri. E ovviamente io non dirò e ti scrocca l'aperitivo anche lì. No, io arrivo, prendo la mia bottiglia come da tradizione, Marchetta, da 10 anni. Marchetta del bar Laura l'abbiamo fatta. Andiamo pure avanti. A posto. Ma non c'è problema, andiamo pure avanti. Zanna, dimmi. è una marchetta veramente pessima. Ambulante. Mi avete fatto ricordare che oggi devo salutare. Devo fare un saluto. Devi andare a fanculo. Oggi che mi parli sopra, ma è finito. Devo fare un saluto. Mi avete fatto ricordare, bravi. Devo fare un saluto che oggi sono stato a mangiare una buonissima tagliatella. Ma vai a cagare! Al quarto tempo, che è il ristorante del centro Biavara. Allora, se il quarto tempo la prossima volta metto una boccetta di Guttalax, vengo io per un mese a mangiare. Che chiamo io il titolare che lo conosco. Bravo, chiama il titolare. È stato comunque, molto dire, bene. Posso parlare o vuoi parlare solo te? Sto finendo. E quindi volevo salutare tutti i ragazzi del quarto tempo con un grande abbraccio. Prego, Danilo. Marco, porta una cassa che secondo me oggi ispira Fioravanti. Ah, no. Io vorrei mettere giù, però Zanna, no, ti volevo dire una cosa, che io la pizza alla corte, ci sono. Fammi un fischio che così almeno quando io ci almeno sono, io vengo spesso dalle parti di Ozano, cioè perfetto, quando vieni anche al bar Laura alla corte, io non faccio marchette, perché figurati, devo fare delle marchette su Ozano, che lasciamo stare. Se vieni a mangiare la pizzetta alla corte col Fiora, dimmi qualcosa, che ci posso venire anche senza Fiora, vado con della gente più simpatica, magari che lascia parlare la gente anche così. Oh, che noia. Mamma mia, attenzione, eccola, l'abbiamo chiamato. C'è. Ragazzi, io vi saluto. Grazie, no, intanto volevo solo farvi un salutone. Grazie, ciao, Rafa. Ciao, ragazzi. Sempre bello avere i nostri radioascoltatori che ci chiamano. Audio di Marco. Stavate parlando di me? No. Sì. No. Salutiamo, che dobbiamo andare a fare la cosa. Sì, io non so di cosa tu stia parlando, però volentieri. Buonasera a tutti. Chiudiamo, forse... Ne avete già parlato, sa qualcosa sulla prevendita dei biglietti per venerdì? Ne parliamo giovedì. Prevendita? Di che cosa? Della partita di Baskonia. Ma è aperta la vendita, fra un po' è sold out. Anche noi, almeno come vecchio stile, siamo quasi sold out. Sia nei pack che nei biglietti singoli. Ottimo. Bene, noi torniamo giovedì per parlare di cosa succederà in questi due giorni, perché siamo a Bologna e può succedere sempre di tutto. Ringrazio il... Vediamo succede a te. A voi, il loquace... A te! A voi avete... succedere di tutto, chi è? Ragazzi, io devo guardare con l'anzianità che ho qui davanti. Detto questo... Ma è prima te che di me. Sai che stasera vedo Falco? Sì, ecco, fammi fare già la cassa in misura. Prende le misure. E così sei perfetto. Grazie al loquace. C'è dottor Zanetti Daniele che ha potuto esprimere te lo dico, è veramente c'è stato un problema al microfono. Comunque, niente, non riusciamo a ristabilire. No, vengo di là. Grazie, dottor Zanetti Daniele. Di grazie di che? Che non lasci parlare a nessuno, ammazzati. Poi, c'ha un male alla testa, si vede. Adesso prendo l'audio, ma è rotto. C'ha un male alla testa. Grazie anche al dottor Gianluca Bovinelli. Arrivederci, ci vediamo giovedì. Giovedì, come sempre, qui su Radio Basket Italia. E poi ovviamente nell'altro posto in diretta c'è il buon Alessandro Maggi con anche Radio Real Olimpia Milano. Ciao a tutti, a giovedì. Ciao. Possiamo inserire il scommato? Virtusini siamo noi, l'angolo del vecchio stile.